Uno, due, tre, via. Siamo chiusi in casa. E per favore, niente deroghe. Stiamo chiusi in casa. Fare la spesa, farmacia, se proprio non se ne può fare a meno, e poi a casa. Siamo fragili e un po' bischeri, e anche a essere parecchio bischeri, ora si fa presto a diventare letali. Stiamo a casa, tutti. O che sarà mai un libro, una canzone, un programma alla radio, anche la televisione, sì, va bene, anche il computer. Ci se n'hanno d'attrezzi per non annoiarsi. No, non voglio fare degli elenchi delle cose da riscoprire, da ritrovare, delle abitudini da ripartare, sono sacrosanti, ma che averli sentiti un paio di volte poi alla fine diventano subito dei fistolotti retorici. Stiamo a casa e basta. Niente passeggiatine e poi ci si ritrova e si dice la battuta, una risata e zacchete, si pigli il corona. A casa. Poi quando sarà tutto finito, oggi in Cina solo 12 nuovi casi, e loro sono più di 1 miliardo. Praticamente in 2 mesi l'hanno sfangata, insomma, andrà tutto bene. E allora, quando sarà tutto finito, tutto a teatro, tutti, si fa una stagione ai Niccolini straordinaria, e non solo, ci sarà tanta voglia di teatro che bisognerà fare doppi turni, inventarsi gli spettacoli, le letture, le performance, i concerti, tutto a teatro, tutti i giorni. E il teatro, il nostro teatro, tornerà a essere quello che è sempre stato, il cuore pulsante, forte, bello di nostro paese, della nostra zona, e non solo un cuore culturale, ma anche civile, umano, sociale, il posto delle passioni, dei sentimenti, della vita, come la vedete. Beh, ora stop, perché sennò anch'io con la figura di maestrino saccente. Vi lascio con una poesia della grande Wisława Szymborska, premio Nobel, contributo alla statistica. Su 100 persone, che ne sanno sempre più degli altri, 52, insicuri a ogni passo, quasi tutti gli altri. Pronti ad aiutare, purché la cosa non duri molto, ben 49. Buoni sempre, perché non sanno fare altrimenti, 4, forse 5. Propensi ad ammirare senza invidia, 18. Viventi con la continua paura di qualcuno o qualcosa, 77. Dotati per la felicità, al massimo poco più di 20. Innocui singolarmente che imbarbariscono nella folla, di sicuro più della metà. Crudeli, se costretti dalle circostanze, è meglio non saperlo neppure approssimativamente. Quelli col senno di poi, non molti di più di quelli del senno di prima. Che dalla vita prendono solo cose, 40, ma vorrei sbagliarmi. Ripiegati, dolenti e senza torcia nel buio, 83, prima o poi. Degni di compassione, 99. Mortali, 100 su 100. Numero al momento invariato. Ciao, e state a casa.